Eccoci. Sì. La prima volta dall'arrivo di Mr. Giverani non avete preso gol, oltre alla bellissima prestazione, forse è proprio questa la nota positiva. Sì, è importante non prendere gol. Per una squadra che punta comunque a stare in alto penso che sia molto importante. Dai, è stata una nota positiva nella prestazione di sabato, come ce ne sono state comunque molte. E niente, adesso dobbiamo continuare su questa strada, ecco, a livello difensivo, diciamo. Nella prossima gara ci sarà appunto un'emergenza difensiva, Cosenza squalificato e Bruni infortunato. Sì, guarda, dispiace per Mirko, per l'infortunio che ha avuto, dispiace per il giallo di Ciccio, però sicuramente siamo coperti, dai, da Antonio Marino, comunque anche agli altri ragazzi, a Riccardi, agli altri ragazzi che comunque possono interpretare benissimo questo ruolo. Lo scorso anno Ciancio ha giocato anche da centrale, Anche anche a Rigoni. Pensi che possa essere una possibilità da schierare sabato sera? Rigoni. Questo non lo so, dovresti chiederlo al mister, io non lo so. Si dice che il primo allenatore in campo è proprio il portiere, perché vede tutto da dietro, quindi tu come li hai visti quando sono stati in campo? No, ma sicuramente l'anno scorso quando sono stati chiamati in causa a fare centrali hanno fatto sia Simone, che forse anche sicuramente più difensore rispetto ad Andrea Arrigoni, però anche Arrigoni ha sempre risposto presente, ma questo ti ripeto, sono valutazioni che deve fare il mister, che non devo fare sicuramente io. Senti, il tuo curriculum, anche l'anno scorso, specie la fase iniziale, fu di tutte ermeticità, ermetismo. E 9 partite, 7 volte con un gol al passivo almeno. Che effetto fa il nuovo media privato a non subire davanti? Sicuramente è un po' ti fa rosicare, diciamo, no? Perché comunque quando comunque si prende gol non è mai bello. Però dai, adesso comunque sappiamo dove dobbiamo lavorare, sappiamo come possiamo migliorare. E quindi niente, c'è sempre comunque da stare sereni, tranquilli, valutare le cose sempre con la massima intelligenza e stare sempre sul pezzo per lavorare e cercare di togliere quei difetti comunque ogni squadra ha. Sabato scorso si è visto un secondo tempo fatto veramente di grinta, determinazione, un cambio radicale rispetto al passato. Cosa è cambiato con i Verani dal punto di vista di testa? No, guarda, io ti dico, col mister lavoriamo molto bene, è una persona molto, molto preparata, sul campo il lavoro è ottimo, però io penso che comunque le partite le abbiamo giocate bene anche comunque in passato, anche gli anni scorsi, quindi non è secondo me una cosa di testa, che come poi ogni allenatore ha le sue idee. Noi ci stiamo applicando secondo me molto bene alle idee del mister, che sono secondo me ottime. E il secondo tempo di sabato comunque è stato un secondo tempo fatto benissimo, ci è mancato un pochino di fortuna, forse anche un pochino di cattiveria in più per portare a casa quei 3 punti. Perché c'è stato l'episodio del rigore assegnato al Catania, prima convalidato dopo che il tiratore, mi sembra Logli, aveva preso il palo nella ribattuta, la palla è entrata, cioè la ribattuta per lui, l'arbitro aveva dato un gol estremamente difficile da dare, visto che in quel caso è una punizione. Sì, no, ma no, Cosa ne pensi? non penso niente, non mi va di stare a parlare degli altri, a perdere energia, a parlare
parlare degli altri e parlare degli arbitri, queste cose le lasciamo fare a altri, ma non, cioè non mi va di entrare in questi aspetti, ma va di pensare solo a noi, a me va di pensare a quello che dobbiamo fare noi e pensare alla prossima partita già, perché secondo me dopo stare a pensare sempre anche agli altri, a queste cose, vai solo a perdere forse energie anche inutili che ti puoi tenere benissimo. Sì, boh. Una partita vista quasi da spettatore da te, improvvisamente arriva il tiraccio e devi dare fuori la prudenza. Ecco, qual è il rischio in questa partita in cui il portiere è quasi numeroso e poi è questo, la prudenza? È questo il rischio. E queste secondo me sono le partite più difficili per un portiere, perché sai, quando magari capitano le partite che sei sempre sotto pressione, sicuramente non ti dico più facile perché non è mai facile, però è diverso magari che stare 90 minuti fra virgolette inoperoso, anche se un portiere con la testa deve essere operoso sempre, anche quando non gli arrivano magari pochi palloni. Però certo, sicuramente quando giochi comunque in squadre di un certo calibro, di un certo livello, devi, sai che bene o male su un tot di partite, la maggior parte delle partite dovrebbe essere così. Sì, boh. Si parla di Matera, no? Ridimensionato, ma in realtà comunque le squadre di Auteri sono sempre le squadre di Auteri. Mm. Comunque da senatore del Lecce le hai viste in tutti i colori, no? Le hai viste in tutti i colori le squadre di Auteri, Benevento, Matera stesso. Che partita ci dobbiamo aspettare sabato? Una partita difficile contro una squadra che sta bene, contro una squadra che corre. Sappiamo, le squadre di Auteri sono sempre squadre, come hai detto tu, molto rognose, sempre comunque che cercano di giocare, veloci, quindi aspetto una partita che può essere comunque una partita sicuramente bella. Difficile, una partita da interpretare nel modo giusto, e di giocarsela a viso aperto. Anche perché questa partita con Matera e di Matera cambiano sempre momenti particolari. L'anno scorso erano lì, quest'anno loro 3-4 risultati vittorie consecutive, cioè cambiano sempre un momento particolare anche certo. Sì. Quello no, è vero, pure due anni fa capitò. Due anni fa capitò verso aprile che qua in casa, sì, no, ma indipendentemente da quello sappiamo che noi incontriamo una squadra, comunque una squadra in salute, ma come lo siamo anche noi, quindi col massimo rispetto, ma sicuramente andare a giocare la partita a viso aperto senza nessun tipo di timore. Posso? Prego. È più conclusivo. Vabbè. Tu hai visto diversi Lecce in questi anni. Che differenze ci sono tra questo Lecce e altri? Se ci sono elementi di positività ed eventualmente di negatività rispetto ad altre esperienze? Ma guarda, i Lecce che ho vissuto io sono stati Lecce sempre di una qualità veramente fuori da questa categoria. Sono sempre state squadre comunque veramente, veramente forti. Magari rispetto a prima non ti trovo grosse differenze perché grazie a Dio sono sempre stati gruppi sani. Forse quest'anno questo gruppo è ancora più unito rispetto agli anni scorsi e questa è sicuramente una cosa positiva, ma a livello puramente tecnico abbiamo sempre avuto comunque squadre con giocatori veramente importantissimi per la categoria, quello sicuramente. Prego, esiste un patto di spogliatoio quest'anno, magari non ce lo dirai perché sono cose che devono rimanere nel chiuso, però se avete la sensazione da come giocate, da come vi parlate, da quello che si sviluppa in campo, sia nelle gare belle viste recentemente, sia quella magari di domenica che... cioè, tenuto tutti un po' la fama perché cosa sembrava arrivare, ma a monte di questo, secondo me, quando entrate nello spogliatoio è diverso rispetto agli altri, gli ultimi 6 anni, è così o no? Eh,
Come ha detto più o meno lui, è uno spogliatoio molto unito. Molto unito, prima di tutto, è uno spogliatoio di amici, diciamo, no? E questa unità fa sì che comunque anche in campo si trasmetta questa cosa, e secondo me è molto, molto importante, perché lo spogliatoio fa tanto, e in questi momenti, nei momenti belli, nei momenti in cui c'è da soffrire, comunque si soffre tutti insieme e c'è sempre la parola giusta, ecco, certo. E quello è importantissimo. Tu hai già giocato a Matera? Sì, parecchie volte. Sì. Com'è quello stadio? Ah, un campo difficile, è sempre un campo difficile, perché comunque ho sempre avuto delle squadre ottime, e sia l'anno, diciamo, che allenatore loro era Patalino, sia l'anno di 2 anni di Autieri, comunque sempre squadre che ha sempre dato un bel filo da torcere. Però, come ho detto prima, noi siamo pronti per andare comunque a giocarcela a viso aperto. Facciamo un gioco rapidamente, prendiamo in prestito 2 calciatori, uno di Lecce e uno di Matera. Io ho pensato, prendiamoci Pellè come Arcese e Zazza come... Ok. Allora, che facciamo? Va bene così oppure... Va bene. Potevamo anche dire Franco Causo Mondiale 82 e Selvaggi Mondiale 82. E quelli sono un po' fuori dai miei tempi. Per me e per lei io sono...